Buonasera amici appassionati di motorsport, questa sera a Safe Drive parliamo di campionato italiano rally, la massima espressione di questa specialità, un parterre molto ricco nel nostro studio. Partiamo dalla mia destra, Gianluca Feit. Ciao Gianluca. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, responsabile della filiale italiana di Skoda Motorsport. Alla sua sinistra il braccio armato sui campi gara, come si può vedere dalla camicia, Umberto Scandola. Buonasera. Grazie anche a te Umberto, ricordo due podi nella prima fase del campionato che danno morale. Alla mia sinistra, sì, a destra avevo un giovane, un giovanissimo, ex campione italiano junior, Stefano Albertini. Buonasera. Tra l'altro Stefano, un grande programma, un ricco programma quest'anno, sia con le piccole Renault Clio nell'IRC, ma anche il campionato italiano assoluto con la Peugeot 207. E poi il nostro opinionista, ciao Gianfranco. Ciao. Buonasera a tutti. Di Gennaro, ex copilota, grande appassionato, sempre presente sui campi gara. Gianfranco, comincio da te, un campionato magari non esteso a livello di partecipanti ma con tanta qualità in questa sfida, da una parte Paolo Andreucci, dall'altra Umberto Scandola con una grande vettura. Sì, dici bene Andrea, effettivamente all'inizio tutti i nostri colleghi e amici credevano che fosse anche quest'anno una solo della Peugeot di Andreucci. Poi invece ci sono mosse e presentate un bel po' di realtà e questo, come al solito, fa sì che chi cerca di detrarre un attimino la validità del CIR, come al solito, perde. E Gianluca, una presenza, dicevamo, la vostra è veramente ufficiale a partire dalla vettura. La vettura arriva direttamente dalla sede del motorsport, una presenza fissa sui campi gara, un programma importante. Domanda banale, quali sono gli obiettivi? Ma, diciamo che il nostro obiettivo è quello di partecipare al campionato italiano, di fare il meglio possibile. Non abbiamo oggi delle idee cosa dove puntare, però giorno per giorno, gara per gara, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Umberto, responsabilità importante, anche perché abbiamo visto, dati alla mano, che la Skoda Fabia vince a livello internazionale, è velocissima e affidabile sulla terra, altrettanto veloce sull'asfalto. Tu che hai provato in passato tutte le vetture delle Super 2000, come ti sei trovato con questa vettura? Ma devo dire che effettivamente è una macchina che non a caso ha vinto l'estra sinistra, come hai detto te. È veramente veloce, ha un comportamento veramente molto sincero. È chiaro che poi andare al limite del mezzo richiede tempo, richiede test, richiede sviluppi, insomma, come tutte le macchine vanno studiate e poi vanno sfruttate al 100%. Noi siamo ancora nella fase di studio, ma credo che a breve saremo ancora molto più competitivi. Intanto le prime due gare condizionate anche dal meteo che l'ha fatto da padrone, perciò una fase difficile per partire, per conoscere la vettura. Sì, poi purtroppo abbiamo sbagliato al mille miglia la scelta delle gomme per l'intera giornata di venerdì e quindi ha compromesso, se vogliamo, non lo so se la posizione finale, ma il distacco sicuramente da chi ci precedeva, assolutamente sì. E una domanda, poi lascio anche a te la parola Gianfranco. Stefano, ci eravamo lasciati qualche mese or sono, più o meno alla prima di dicembre, con un po' di amaro in bocca, un campionato internazionale perso per un solo punto. Tu che hai alternato la tua carriera a gare nazionali, gare del mondiale, sembrava un anno, il 2012, difficile, poi sei ritornato sulla vecchia Clio e stai facendo delle cose buone, poi è arrivato, chiamiamolo, questo premio alla tua giovane carriera, un campionato italiano rally con una vettura d'assoluto, una Super 2000, grazie a chi innanzitutto? Sì, ci tengo a ringraziare la Pirelli, la XAI e la Racing Line per questa grande opportunità. Di questi periodi non è facile imbastire un programma di questo genere. Sicuramente non è un programma facile perché io non ho nessuna esperienza con le Super 2000, però è una grande opportunità. Senti, a Brescia ho visto un secondo tempo assoluto e un terzo tempo assoluto. Si riesce ad arrivare vicino a Umberto o a Re Andreucci o sono molto molto lontani? Loro sono, diciamo, al momento su un altro livello perché hanno molta più esperienza di me e comunque il mio obiettivo non è quello di star davanti adesso a Umberto o a Paolo, è quello di fare più esperienze possibile. E invece tu Gianfranco, come vedi l'inizio di stagione di Umberto? Io avevo una domanda da fare a Umberto diretta, perché lui
in due volte che l'ho visto, era due volte ha vestito la casacca differente, uno come Abarth e adesso come Skoda. Qual è la prima grande differenza fra le due vetture, così macroscopicamente? Allora, devo dire che questa macchina qui, la Skoda, ha una percorrenza di curva molto molto elevata, perché agisce diversamente il differenziale, specialmente anteriore, rispetto alle macchine che avevo provato io, poi non so dirti le altre. Però devo dire che ti permette di avere una percorrenza veramente molto, molto alta. E quindi questo sulle Super 2000, sulle macchine che non hanno il turbo, come appunto hai accennato te, la percorrenza in curva e la frenata sono la base per andare forte. E la differenza fra i gommisti? Beh, io conosco Michelin, perché ho sempre corso con Michelin, e ho il massimo della stima nei confronti di Michelin, perché è sempre stato un prodotto al top e ha vinto tantissimo. Una curiosità, cosa vi ha fatto decidere di entrare nel campionato italiano rally, al di fuori delle qualità indiscusse della vettura? A un certo punto un dirigente di una grande casa decide di fare un investimento importante nei rally, cosa vi ha spinto? Beh, diciamo che è già dal 2009 che noi siamo presenti in Italia con la nostra autovettura per i vari campionati. Diciamo che è dare un seguito a quello che sta facendo il nostro costruttore Skoda Auto, che, come dicevi giustamente precedentemente tu, ha vinto per due volte consecutive il campionato intercontinentale. Quindi per dare seguito, visto che noi siamo una filiale diretta di Skoda Auto, all'attività che fa a livello internazionale anche sul nostro territorio. Naturalmente tutto questo serve anche poi a creare immagine per il nostro brand e per far capire al pubblico che comunque le nostre autovetture che vediamo correre sulle strade del campionato italiano si possono riscontrare le qualità e la robustezza si può riscontrare sulle vetture che tutti i giorni possono guidare i nostri clienti. Facciamo la stessa domanda a Stefano. Com'è scendere da una ruota motrici competitiva ma con qualche cavallo in meno e appunto due ruote motrici e salire su queste vetture? La differenza tra le due macchine è molto elevata. Sinceramente non pensavo di fosse così alta. Ecco, è una macchina, la Super 2000 è una macchina che ti permette tantissimo. È difficile capire fino a dove si può arrivare, perché sembra che si possano fare cose incredibili, però non è così semplice, ecco, arrivare al limite. Secondo me ci vuole molti chilometri. Tra l'altro adesso c'è la terra per entrambi, come ti troverai su questo fondo? La terra è un fondo che mi piace molto, purtroppo ho poca esperienza, però faremo dei test. Sono fiducioso di poter fare una buona gara, sempre attento a far chilometri e cercare di fare più esperienza possibile. Il tuo rivale diretto sulla terra va molto forte, però se guardiamo un attimino indietro ai tuoi risultati, con il team precedente proprio sulla terra hai creato grossi problemi. Sei motivato nella maniera più giusta? Assolutamente sì. La terra, io ho corso molto sulla terra, specialmente agli inizi, e devo dire che io amo, per me le gare potrebbero essere tutte sulla terra, e quindi la sto aspettando con molta ansia, e sono contento che la XAI abbia aumentato di una gara quest'anno il campionato italiano rally, una gara su terra appunto, diventano tre. Spero che si possa arrivare a quattro gare su asfalto e quattro su terra, perché alla fine, se guardiamo il mondiale, che deve essere un po' quello che dobbiamo seguire, quello che dobbiamo copiare anche, tra virgolette, prendere i dati, se non altro prendere le cose migliori, è quasi prevalentemente su terra, quindi insomma spero che si vada in quella direzione. Franco, faccio giusto una battuta rapida con Gianluca, poi ti lascio la parola per concludere la puntata. Il vostro impegno quest'anno è nel campionato italiano, ma c'è la volontà magari di mettere il naso fuori e far vedere quanto siamo bravi noi italiani anche all'estero in qualche gara internazionale? Diciamo che la volontà sarebbe quella di fare tutto, purtroppo poi ci dobbiamo riscontrare con i problemi di mercato che abbiamo. Le presenze anche delle autovetture a questi campionati è frutto della situazione economica che viviamo, specialmente nel settore automotive. Quindi la volontà sì c'è, però noi oggi abbiamo disponibilità di un budget per il campionato italiano. Bene, prego Gianfranco. Ma il mio discorso per concludere era molto semplice. Da appassionato, ma anche e soprattutto da responsabile di un'azienda che ha creduto nel campionato italiano rally,
Il discorso che volevo fare era questo: voi vi rendete conto dello sforzo che sta facendo la XAI per supportare e pubblicizzare questo campionato attraverso dirette televisive, programmi e trasmissioni di supporto come questa? Sicuramente sì, io posso solo che ringraziare la XAI soprattutto per questa grande opportunità che mi sta dando. Poi sicuramente so che loro ci stanno mettendo molto impegno per cercare di promuovere questo campionato. Che dire, innanzitutto a voi telespettatori, non solo davanti alla televisione, comodamente seduti sul vostro divano, ma vi aspetto anche sui campi gara per seguire questo grandissimo spettacolo. Invece, a brevissimo, le news della settimana, dove andremo a vedere cosa è successo nell'ultimo weekend di gara.